Buongiorno, io con il mio caffè latte e sotto la musica di Andrea, Max Pezzali. E niente, stanotte altra nottataccia perché Camilla ha avuto mal di pancia. Infatti non ha voluto il biberon, ha voluto solo il mio latte, voleva solo stare attaccata a me, non voleva, rifiutava, mi scansava il biberon. E secondo me perché aveva mal di pancia. Quindi speriamo che questa giornata vada meglio, visto che c'è questo ponte di festa, mi sta ridendo, questo ponte di festa in cui in realtà noi rimarremo qui. Dovevamo partire, ma stiamo aspettando che ci consegnino la macchina, perché abbiamo preso una nuova macchina che devo imparare a guidare, perché è un po' grandina, io ho paura delle macchine grandine, non è grandissima, non abbiamo preso un macchinone, però io ho paura di guidare le macchine più grandi. Sono sempre stata abituata alla mia C3 piccolina quando vivevo a Roma e alla Panda, pensate, quella vecchia, vecchissima. Altra nottataccia perché Camilla ha avuto mal di pancia. Ragazze, comunque ho appena provato lo shampoo secco. Volevo capire se funzionava con me. Guardate, cioè, sembra che ho appena fatto lo shampoo. Ma fenomenale! Non avevo molta fiducia nello shampoo secco, però la svolta. Secondo me questo nello specifico, non so perché. Perché in passato l'avevo provato, uno shampoo secco e no, mi aveva fatto tutti i capelli bianchi, poi spazzolando non andava via. Invece questo, top. Ovviamente io stavo per fare una passeggiata, ma Camilla ha ben deciso ovviamente di farsi venire le colichette. Adesso attaccata al seno e sono sempre nella mia solita postazione. Comunque stavo facendo una considerazione. Ma è Halloween o è carnevale? Perché vedo sempre più persone travestite per carnevale, quindi con personaggi carini, teneri, coccolosi. Ma ad Halloween non ci si vestiva tipo da mostri, streghe, cose spaventose? Non ci sto capendo più niente, forse io.